leggo una cosa e poi mi dispiace, devo scappare, per cui non si offendono gli altri amici, ma volevo esserci, ma per esserci devo andare via, è una cosa un po' strana. Allora, leggerò un piccolo racconto breve di Pirandello che si intitola Sogno di Natale. Sentivo da un pezzo, sul capo inchinato tra le braccia, come l'impressione di una mano lieve, in atto tra di carezze e di protezioni. Ma l'anima mia era lontana, errante per i luoghi veduti fin dalla fanciullezza. Era festa dovunque, in ogni chiesa, in ogni casa, intorno al ceppo, lassù, innanzi a un presepe, laggiù, noti volti tra ignoti, riuniti in lieta cena. Erano canti sacri, suoni di zamponie, gridi di fanciulli esaltanti, contese di giocatori, e le vie delle città grandi e piccole, dei villaggi, dei borghi alpestri o marini, erano deserte nella rigida notte. E mi pareva di andare frettoloso per quelle vie, da questa casa a quella, per godere della raccolta festa degli altri. Mi trattenevo un poco in ognuna, poi auguravo buon Natale e sparivo. Ero già entrato così inavvertitamente nel sogno e sognavo. E nel sogno, per quelle vie deserte, mi parve a un tratto di incontrare Gesù errante in quella stessa notte in cui il mondo peluso festeggia ancora il suo Natale. Egli andava quasi furtivo, pallido, raccolto in sé, con una mano chiusa sul mento e gli occhi profondi e chiari, intenti nel vuoto. Pareva pieno di un cordoglio intenso, in preda a una tristezza infinita. Mi misi per la stessa via, ma poco a poco l'immagine di lui m'attrasse così da assorbirmi in sé, e allora mi parve di far con lui una persona sola. A un certo punto però ebbi sgomento della leggerezza con cui erravo per quelle vie, quasi sorvolando, e istintivamente m'arrestai. Subito allora Gesù si sdoppiò da me e proseguì da solo, anche più leggero di prima, quasi una piuma spinta da un soffio, ed io, rimasto per terra come una macchia nera, divenni la sua ombra e lo seguì. Sparirono a un tratto le vie della città. Gesù, come un fantasma bianco, splendente di una luce interiore, sorvolava un'alta siepe di rovi che s'allungava dritta infinitamente in mezzo a una nera sterminata pianura. Dietro, sulla siepe, egli si portava agevolmente me tra le spine che mi trapungevano tutto, pur senza darmi uno strappo. Dall'irta siepe saltai alla fine sulla morbida sabbia di una stretta spiaggia. Innanzi era il mare, e sulle nere acque palpitanti una via luminosa che correva restringendosi fino a un punto nell'immenso arco dell'orizzonte. Si mise Gesù per quella via tracciata dal riflesso lunare e io dietro a lui, come una barchetta nera tra i guizzi di luce sulle acque gelide. A un tratto, la luce interiore di Gesù si spense. Traversavamo di nuovo le vie deserte di una grande città. Egli adesso, a quando, sostava a origliare alle porte delle case più umili, dove il Natale, non per sincera devozione, ma per mancanza di denari, non dava pretesto a gozzoviglie. «Non dormono», mormorava Gesù, e sorprendendo alcune rauche parole d'odio e di invidia pronunziate nell'interno di quelle case, si stringeva in sé come per acuto spasimo, e mentre l'impronta delle unghie restava lì sul dorso delle pure mani intrecciate, gemeva.